nuovamente qui a cercare di dipanare la matassa su quello che è un ulteriore intervento devastante sul nostro territorio, così come nel passato era stata ipotizzata la stazione di interscambio che avrebbe praticamente spianato tutta la nostra parte di valle, e per confrontarci con un'opera che riteniamo accessoria al TAV, ma come il TAV completamente inutile. Il cantiere per l'autoporto di San Didero coinvolge un'area di circa 70.000 metri quadrati, una massa di materiale movimentato fra scavo e riporto di circa 300.000 metri cubi e un costo complessivo dell'ordine dei 100 milioni. Se quella zona dovesse divenire un'area di deposito temporaneo, i metri cubi movimentati in tutta l'intera area, compresi i camion che li spostano, evidentemente arriverebbero a dei valori che possono raddoppiare, replicare abbondantemente. Siamo qui per trovarci, per definire un attimino com'è la situazione della TAV in genere, soprattutto per quanto ci riguarda l'autoporto qua di San Didero. Sono iniziati giusto in questi giorni, recentissimamente, la distruzione della vecchia struttura che era rimasta in piedi da quando era stata fatta appunto nel 1780. Ecco, noi siamo qui un po' per fare l'appello, perché sono state dette tante cose, forse non abbastanza. La gente che vuole informarsi, sicuramente la possibilità di informarsi ce l'ha e l'ha avuta in questi anni, però penso che siamo arrivati a un momento che dobbiamo veramente tutti insieme riprenderci cura del nostro territorio, e lo possiamo fare solo noi.